10 luglio 1888 nasce a Volos in Grecia Giorgio De Chirico. Principale esponente della pittura metafisica, i suoi quadri più famosi hanno come protagoniste architetture essenziali, proposte in prospettive non realistiche, immerse in un clima sospeso, in cui le figure umane sono completamente assenti. Muore a Roma nel 1978. Siccome anche adesso De Chirico ha mostrato la sua opinione su tutta sulla pittura moderna, quali sono le ragioni di questa polemica e come mai la considera, con tutta l'arte moderna degli impressionisti fino ad oggi, la considera un fatto totale, completo, di decadenza? Perché lo è. Poi la pittura, la mia opinione, la pittura si vede, come una stoffa, come un mobile, come la qualità di un legno, come un gioiello. Se un gioiello è fatto con dei sassi, è fatto con dei sassi, se è fatto con pietre preziose, è fatto con pietre preziose, dico. Quello è il difetto dei nostri contemporanei, che non vogliono, in molti casi, non quasi in tutti i casi, non possono distinguere la differenza che c'è appunto tra un sasso e un diamante, portando questo paragone sul campo della pittura. Hai qualche cosa da dire? Volevo dire questo. Un gruppo può sbagliarsi, e può sbagliarsi in un settore limitato, ma tutta un'epoca si sbaglia sull'arte di un secolo intero. Pare un po' che... Infatti rimarrà un fenomeno unico in tutta la storia dell'arte, quello della nostra epoca. Dico. Una cosa curiosissima che non è mai esistita, perché basta sfogliare qualsiasi manuale di storia dell'arte, vedrai che in nessuna epoca c'è stato un caso simile, insomma, di vedere pittori che non sanno fare niente, mentre i musei sono pieni di capolavori, perché naturalmente anche un selvaggio dell'Africa dipinge come può, le pitture delle caverne, eccetera, ma erano persone che non potevano fare di più. Se avessero avuto qualche maestro, qualche esempio, avrebbero cercato subito di fare di più. L'arte è una continua evoluzione, dico. E oggi siamo arrivati a un punto unico in tutta la storia dell'arte, di una massa di migliaia di pittori che dipingono più che male, senza un motivo, perché non è che non possono, gli esempi ci sono, la grammatica la possono imparare nei musei. È come uno scrittore che avesse la casa piena di dizionari, di lessici, di grammatiche, che fosse un analfabeta, dico. E che si insistesse a scrivere. Quindi alla risposta di Mezio, risposta alla domanda di Mezio è che tutto il fenomeno della pittura moderna è condannabile ed è un fenomeno unico della storia, perché raramente si è avuto un lungo periodo in cui tutta la pittura, naturalmente... Ma non solo raramente, ma mai si è avuto. Mai. Mai, mai. Forse si è avuto in tempi, non so, favolosi, non so, ma non si, da quando... l'umanità si ricorda di esistere, non si è mai avuto.